Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di oggi mette in luce i tre impegni principali di un cristiano, i tre capisaldi, ovvero la preghiera, il digiuno, e per digiuno si intendono tutti i sacrifici volontari, e le opere di misericordia. L'impegno della preghiera è il principale. La preghiera deve diventare il respiro dell'anima, deve allargarsi a macchia d'olio nel corso della nostra giornata. Dobbiamo sentire il bisogno, la necessità di trasformare il nostro tempo in preghiera. Per migliorare nella nostra preghiera personale è molto importante la meditazione. Se non sappiamo ancora fare una buona meditazione, limitiamoci anche solo a leggere attentamente, a casa o in chiesa, il brano del Vangelo del giorno o di qualche libro spirituale come la Vita dei Santi. Sottolineiamo o trascriviamo le frasi che maggiormente ci colpiscono, ripetiamole mentalmente e domandiamoci: cosa vuole dirmi il Signore con queste parole? Riguardo alla preghiera, il Vangelo di oggi ci dà un prezioso insegnamento, soprattutto per la preghiera personale. La preghiera deve essere fatta per esigenza d'amore e non per essere ammirati dagli altri e considerati migliori. Gesù dice: «Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà». È molto importante la preghiera comunitaria, ma importante anche la preghiera personale, in quanto Dio vuole parlare al cuore di ognuno dei suoi figli. Il secondo impegno è quello della penitenza. Dobbiamo fare penitenza perché abbiamo molti peccati da espiare e ci sono tanti fratelli che vivono lontani da Dio e bisognosi di conversione. Soprattutto per questo impegno della penitenza ci vuole il controllo della guida spirituale, pensando che vale di più un atto di obbedienza nei suoi confronti che la grande penitenza che si vorrebbe fare. I tre pastorelli di Fatima erano abilissimi a cogliere ogni occasione per offrire qualche sacrificio al Signore per la conversione dei poveri peccatori. La Madonna stessa insegnò loro a formulare l'intenzione per ogni sacrificio che offrivano. La Madonna disse loro: «Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio: O Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria». La nostra penitenza deve rimanere per quanto possibile segreta. Nessuno se ne dovrebbe accorgere. Il Vangelo di oggi dice infatti: «Quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà». L'ultimo impegno è quello dell'elemosina, e per elemosina si intendono tutte le opere di misericordia. La carità è la regina delle virtù ed è il frutto che dimostra la bontà dell'albero, ovvero della nostra vita. Il campo della carità è immenso. Ognuno avrà molto da esercitarla secondo la vocazione che ha ricevuto da Dio e secondo le indicazioni della guida spirituale. Essendo così vasto il campo della carità, il cristiano da solo facilmente sarà smarrito, titubante, e non riuscirà a comprendere ciò che Dio vuole da lui. In questo caso sarà determinante l'abbandono fiducioso a ciò che indicherà la guida spirituale. Sarà la guida spirituale a sciogliere ogni dubbio e a indicare il campo della carità al quale Dio chiama.
La carità più importante è quella spirituale. Sono sette le opere di carità spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. E sono sette le opere di carità materiale: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Sono tutte opere molto importanti. Si tratta solo di comprendere, con l'aiuto della guida spirituale, a quale di esse il Signore ci chiama. Il brano del Vangelo ci insegna però a non suonare la tromba quando facciamo la carità, ovvero a non praticare le opere di misericordia per essere ammirati dagli altri, altrimenti avremmo ricevuto già la nostra ricompensa. Ma quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Per riassumere quanto finora detto, riporto una frase di San Pietro Crisologo, il quale così insegnava: ciò per cui la preghiera bussa lo ottiene il digiuno, lo riceve la misericordia. Dunque, con la preghiera chiediamo e con la penitenza e la carità otteniamo. Siano lodati Gesù e Maria.